17 gennaio 1974. Cenacoli di vita con me. Quando due o più sono uniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro, così ha detto mio figlio Gesù. Quando due o più sacerdoti del mio movimento sono uniti per me, anch'io sono in mezzo a loro. Io stessa con loro e in loro mi manifesto, soprattutto quando questi sacerdoti sono uniti nella preghiera. Perciò è necessario che i sacerdoti del mio movimento incomincino ad incontrarsi, a radunarsi. Non è necessario che siano raduni numerosi, anche in due o tre possono bastare. Questi incontri devono formare dei veri e propri cenacoli, ora che il mio movimento sacerdotale si sta ovunque diffondendo. Questi cenacoli devono moltiplicarsi. Nulla necessita di organizzato, tutto sia semplice, spontaneo, silenzioso e fraterno. Dove due o più sacerdoti del mio movimento si incontrano per me, lì c'è il cenacolo. Nel cenacolo c'erano gli apostoli con Maria, madre di Gesù. In questi cenacoli voglio riuniti i sacerdoti del mio movimento con me, la mamma di Gesù e madre specialissima per loro. Perché li voglio uniti in cenacoli con me? Per stare con me, perché io stessa li possa nutrire e formare, farli crescere nella perfetta consacrazione verso di me, perché veramente siano solo miei sacerdoti e in loro e per loro ancora io mi possa manifestare. Per pregare soprattutto con me, quando i miei sacerdoti pregano uniti fra loro e con me, quale efficacia ha la loro preghiera? Perché allora sono io stessa che in loro adempio al mio compito materno di intercedere presso Dio per tutti i miei figli. Uniti fra loro e con me nella celebrazione della Santa Messa, nella recita della liturgia delle ore, nel pregare col Santo Rosario. Questa è la mia preghiera. Il Rosario è l'arma che io do a questi miei figli per combattere le prossime grandi battaglie che li attendono. Per volersi bene e vivere nella vera fraternità in compagnia della mamma. È necessario oggi che i miei sacerdoti si conoscano, si aiutino, si vogliano veramente bene, siano come fratelli riuniti dalla mamma. C'è troppa solitudine, c'è troppo abbandono oggi per i miei sacerdoti. Non li voglio soli, si aiutino, si amino, si sentano e siano veramente tutti fratelli. Per attendere i momenti decisivi che sempre più si approssimano, è vicino il tempo in cui dei miei poveri figli e sacerdoti, ingannati e sedotti da Satana, usciranno allo scoperto per mettersi contro mio figlio, me stessa, la Chiesa e il Vangelo. Allora la schiera dei miei sacerdoti, da me preparati e guidati, dovrà uscire allo scoperto per proclamare con coraggio e davanti a tutti la divinità di mio figlio, le realtà di tutti i miei privilegi, la necessità della Chiesa gerarchica unita con e sotto il Papa e tutte le verità contenute nel Vangelo. Molti sacerdoti incerti e quasi sopraffatti dalla tempesta seguiranno il vostro esempio e torneranno sulla strada della salvezza. Per ora preparatevi con me nell'attesa. Siano i vostri incontri i veri cenacoli di vita con me, di preghiera, di fraternità, di attesa.